Giacomo Neri è appena stato eletto presidente di Coldiretti, un presidente che mancava da 5 anni, un presidente che guarda in alto e scrive una nuova pagina di Coldiretti Siena. Un po' emozionato, massimo impegno, guardiamo al futuro e cerchiamo di fare il meglio che possiamo fare insieme al Consiglio, insieme ai soci della Coldiretti, ai coltivatori e agli agricoltori senesi. Emozione sì, ma è un'emozione insomma per chi è abituato a guardare sempre il mondo, perché insomma uno come Giacomo Neri, che ha un'azienda importantissima a Montalcino a livello internazionale, poi dovrà pensare anche alla situazione a Siena. Ma questo è bello, siamo fortunati a vivere in un territorio come il nostro. Siena rappresenta storia, ha cultura, ha grandi prodotti agricoli, vino, olio, al paesaggio, all'agriturismo, per cui è bello e giusto anche occuparsi del proprio territorio, che ti permette di andare nel mondo e di eccellere, però la radice, il piede è piantato nella terra senese. Radici importanti che arrivano da suo padre acquistò l'azienda che oggi appartiene insomma alla famiglia, un'azienda appunto importante, con grandi numeri. Ci sarà da guardare poi ai numeri ovviamente di Siena, da cosa si parte? Allora, si parte da una situazione unica, perché stiamo navigando in un mare dove non abbiamo mai navigato, l'agricoltura, il mondo, la società, per cui vediamo, cerchiamo di fare, partiamo da una situazione di difficoltà oggi e di insicurezza nel futuro. Chi fa il contadino, chi lavora la terra, deve sempre pensare positivo. Quando uno semina il grano, semina, pianta un vigneto, pianta un oliveto, lo fa con l'ottimismo. Noi i lavoratori della terra non possono non essere ottimisti, per cui vediamo, andiamo avanti, cerchiamo di impegnarci al massimo, avendo l'orgoglio di provenire da un territorio unico, magico, invidiato nel mondo da tutti. La situazione, lo diceva prima, a causa del Covid, ma forse non soltanto, ci sono mille problemi, no? che si porta dietro il settore agricolo, che va dal problema degli ungulati al problema appunto dei prezzi del latte, come quelli del grano e quant'altro. In più ora c'è anche la crisi che affronta il vino a livello internazionale, che non è da poco. Ecco, come pensa di muoversi in questo senso? Si è fatto un'idea di quello che sarà il suo programma? Massima collaborazione con le istituzioni, con le altre organizzazioni. Credo in questo momento ci voglia compattezza, unità quando è possibile, assolutamente, per cui vediamo, penso l'essere uniti possa essere una grande risorsa oggi in una situazione di oggettiva difficoltà e, ripeto, con tante incognite verso il futuro. Noi siamo un territorio che esporta tantissimo, siamo un territorio che accoglie tantissimi turisti anche negli agriturismi, che vengano da tutto il mondo, perché abbiamo la storia, il paesaggio, il vino, il cibo, la cultura. Ieri pomeriggio andavo da San Giovanni d'Asso ad Asciano, c'è questa strada nei senesi, per me è bellissima, una delle strade più belle che esistono, e c'erano dei rotoli di paglia nel campo e 15 macchine di turisti italiani e stranieri che si facevano le foto con lo sfondo di Siena. Noi ci viviamo, quindi non ci rendiamo conto che anche questa è un'opportunità per noi, assolutamente, per valorizzare i nostri prodotti. E quindi il programma è, l'idea è quella di cercare di costruire qualcosa di solido, di importante per il futuro nostro e del nostro territorio. Come presidente dovrà interagire anche con le istituzioni e anche a livello politico. Tra l'altro sono in scadenza, lo sappiamo, insomma ci sono le elezioni regionali a breve, l'assessore all'agricoltura Remaschi non è sempre stato in linea, diciamo, con le idee di Coldiretti. A chi verrà, che cosa pensa di chiedere attraverso ovviamente anche Coldiretti Toscana? Di risolvere i problemi semplici che abbiamo, ma veramente semplici, gli ungulati. Cioè, oggi credo sia veramente assurdo che una regione come la Toscana, che eccelle in tutto, non riesca a risolvere un numero eccessivo di cinghiali e di caprioli. Io veramente mi vergogno a volte, ma anche veramente mi vergogno, cioè è assurdo. Siamo un'eccellenza nel mondo e non riusciamo a contenere gli ungulati.
Quindi massima collaborazione, istituzioni, cacciatori, dobbiamo essere insieme e risolvere il problema, che è veramente importante, ma anche di una semplicità estrema, basta solo un po' di buona volontà. Quindi massima collaborazione con le istituzioni, con chi verrà, quello è fondamentale, però allo stesso tempo anche cercheremo di avere anche la possibilità che queste istituzioni ci ascoltino col massimo rispetto e collaborazione, però ci devono ascoltare per dei problemi che sono facilmente risolvibili, non impossibili da risolvere. La burocrazia, la possibilità di accedere al credito in maniera più semplice, ci sono cose da fare, ma nella massima semplicità e rispetto. Io credo sia il momento di avere una concertazione importante. Non è, per me personalmente ritengo non sia il momento di fare oggi guerre, battaglie, perché è il momento di stare compatti, di avere concertazione, risolvere i problemi e andare avanti. Quindi questo ovviamente verrà portato avanti anche a Roma con il Ministero quando ci sarà l'occasione. Tra l'altro è di questi giorni la ricerca di Coldiretti che dice che il 92% degli italiani predilige il cibo italiano e i prodotti italiani. Con tanto di successo dell'etichetta voluta, appunto una lotta voluta da Coldiretti, portata avanti da Coldiretti sull'origine del Made in Italy. Quindi anche questo sarà un fattore importante da portare avanti anche per esempio su Siena e provincia, sul territorio, nei mercati di filiera corta che tanto vanno bene, tanto sono graditi. Io credo che una delle battaglie più importanti di Coldiretti è l'origine del prodotto. Poi sarà il consumatore a scegliere, però sapere che questo latte, questa pasta viene, è italiano. Pensiamo, poi sarà il consumatore a decidere, però è importantissimo dare la possibilità al consumatore di decidere cosa comprare e di sapere da dove viene il cibo che lui va ad acquistare. Pensate le potenzialità che abbiamo a Siena, enormi, il valore aggiunto che abbiamo della qualità dei nostri prodotti, perché abbiamo veramente una natura benigna, veramente ci dà la possibilità di fare grandissimi vini, grande qualità nell'olio d'oliva, i cereali, i formaggi, i salumi, cioè noi siamo un deposito gastronomico enorme, con una storia che poche altre aree nel mondo hanno. Cioè se voi andate a Siena nel Palazzo Pubblico, il quadro del buon governo d'Ambrogio Lorenzetti, e vi affacciate da tante cantine, agriturismi, opoderi, casolari, castelli di Siena, è più o meno lo stesso paesaggio. Ma questo paesaggio fatto dall'uomo, antropizzato, ma fatto con un equilibrio, con una profondità che è nostra, e quindi questo è il nostro grande valore aggiunto, la qualità, il paesaggio che si è conservato in maniera, non dico perfetta, ma quasi. Queste sono le nostre potenzialità enormi, quindi l'accoglienza, il turismo e allo stesso tempo un prodotto senese che va nel mondo, un Brunello di Montalcino, un Chianti Classico, un Nobile di Montepulciano, un grande olio che va nelle tavole di un ristorante o del privato di un livello alto, è una promozione per questo territorio, è reciproca. Veramente abbiamo grandissime potenzialità che possiamo, e abbiamo già sfruttato per carità, non è che partiamo da zero, ma possiamo valorizzarle ancora di più. Un'ultima domanda riguarda il recente passato, il direttore Simone Solfanelli, l'associazione Coldiretti Siena, tutto quello che è stato fatto, che è andato avanti in questo periodo. Ecco, a tutti loro che cosa dice a seguito delle elezioni? Allora io dico grazie al direttore Solfanelli, che ho conosciuto tantissimi anni fa e con cui ho avuto un rapporto sempre franco e schietto. Ho avuto delle discussioni ferocissime, però sempre con rispetto all'interno, a quattro occhi, però abbiamo fatto delle litigate, però quando uscivamo fuori poi abbiamo sempre trovato una sintesi, quindi col massimo rispetto, perché non bisogna sempre essere d'accordo su tutto, è dalla discussione che nascono le idee, nascono le proposte. Quindi io dico grazie al direttore Solfanelli, grazie alla struttura, a tutti i dipendenti che sono stati in prima linea e hanno mandato avanti Coldiretti Siena in maniera egregia. Noi pensiamo al futuro oggi. Ringraziamo chi ha lavorato bene, ringraziamo, però noi dobbiamo pensare al futuro. Io penso al futuro, non voglio, il passato non ci interessa. Noi, ripeto, siamo coltivatori, lavoratori della terra, quindi
non possiamo passare al raccolto passato, dobbiamo pensare al raccolto futuro. Direttore Simone Solfanelli, stasera l'elezione del nuovo presidente Giacomo Neri è un nome di spessore, un nome che ha fama internazionale con la sua azienda, con il suo lavoro, un nome che porta vanto all'associazione di Coldiretti, che comunque ha sempre continuato a lavorare in maniera eccelsa. Sì, la presidenza di Giacomo Neri uscita stasera dall'assemblea per Coldiretti è un motivo di vanto. Giacomo rappresenta un'azienda conosciuta nel mondo, un'azienda che è un'eccellenza di questo territorio, siamo tutti molto contenti, usciamo da un periodo di commissariamento, abbiamo un nuovo presidente, Coldiretti da qui riparte e direi che riparte alla grande. Si sente un po' sollevato dall'avere qualcuno che insomma le fa compagnia, anche se ovviamente è la figura istituzionale rispetto alla figura più tecnica che è la sua? Io mi sento onorato, non sollevato, mi sento onorato che il presidente di Coldiretti sia Giacomo Neri, mi sento onorato di un consiglio che è stato eletto stasera formato da tutti i grandi imprenditori, imprenditori agricoli di questo territorio che, torno a ripetere, rappresentano tutte le eccellenze della provincia di Siena, rappresentano tutti i territori. Quindi più che sollevato mi sento onorato e sono veramente molto contento che ciò sia avvenuto e noi abbiamo detto con tutto il gruppo dei funzionari che offriremo ovviamente tutta la nostra leale collaborazione. Si scrive una nuova pagina da oggi, una nuova pagina che avrà per base che cosa? Avrà per base il bene dell'agricoltura, il reddito delle imprese e la tutela dell'agricoltura di questo territorio e del territorio della provincia di Siena. Questo sarà il lavoro che affronterà la Coldiretti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Presidente Filippi, stasera presente all'elezione del presidente dell'Associazione Senese di Coldiretti, un nome importante che scriverà una nuova pagina che riguarderà ovviamente anche tutta la Toscana. Certamente stasera è stata scritta una bella pagina per tutta la Coldiretti, in particolare per la Coldiretti della Toscana e per la Coldiretti di Siena. Io stasera con grande gioia, è stata una bellissima soddisfazione aver riconsegnato la federazione di cui ero delegato confederale dall'ottobre del 2018 ai legittimi proprietari, cioè ai soci di Coldiretti Siena. La figura di Giacomo è una figura che evidentemente non si discute, il brand Casanova di Neri è una delle nostre eccellenze nel mondo, per cui così come ha saputo essere un grande imprenditore, io sono convinto sarà anche un grande presidente di questa federazione di Siena che merita tutto di assumere e di riposizionarsi al posto che giustamente gli compete nell'ambito della Coldiretti della Toscana e nell'ambito della Coldiretti nazionale. Siamo a conclusione del mandato regionale dell'assessore agricoltura Remaschi, con cui Coldiretti Toscana si è anche scontrata spesso, non ultimo anche oggi, sulla questione del latte. Ecco, che cosa auspica per quello che riguarda, per chi sarà il nuovo assessore? Io spero e mi auspico e lavoreremo per questo che si volti pagina, cioè la Toscana merita di più. La Toscana merita un presidente, una giunta regionale che siano coscienti del grande valore che questa regione riveste nel mondo, però dobbiamo fare in modo che non si viva solo di rinascimento, cioè di ricordi del passato, ma che questo passato, che è un passato glorioso per la nostra regione, si trasformi in opportunità concrete per le nostre imprese. A noi ovviamente interessa le imprese agricole, ma per le imprese di tutta la regione. Oggi tanto più che ci siamo messi alle spalle la fase più buia della crisi pandemica, però questa crisi ci impone anche un cambio di passo importante se vogliamo ritornare ai livelli che ci competono.